Benvenuti nella cucina natalizia del Club delle Ricette. Oggi prepareremo insieme dei fantastici cestini al brie con fettura di mirtilli rossi e cipolle caramellate. Vediamo insieme come prepararle. Per preparare i nostri cestini di pasta sfoglia con brie con fettura di mirtilli rossi e cipolle caramellate, iniziamo dalla preparazione delle cipolle caramellate utilizzando 400 g di cipolle rosse e tagliamole a rondelle. Allora, non abbiate paura, le rondelle devono essere belle grosse perché poi in cottura vedrete che si ridurranno, quindi non facciamoci assolutamente nessun problema. In una padella, che io vi consiglio antiaderente, iniziamo mettendo un po' di olio d'oliva e iniziamo a, diciamo, ad aprire le nostre rondelle e a posizionarle all'interno. Aprendole aiuteremo a ridurre i tempi di cottura. Più cuociono, meglio è, perché riusciremo ad ottenere, e vedrete, una cremina proprio, un sughino che sarà spettacolare nella preparazione dei nostri cestini. Non ci siamo fatti problemi nella dimensione delle nostre rondelle, ma ripeto, non fatevene, non preoccupatevi, anche perché se vi trovate delle cipolle belle toste come queste, sappiate che farete del bel piangere. Mettiamo un po' di sale, diamo una prima rimestata. Aggiungiamo subito il vino rosso che ci aiuterà nella cottura. Io ne aggiungo un bicchiere, o meglio, parto con un bicchiere, poi in fase di cottura vedete che se ce n'è bisogno potete aggiungerlo, o altrimenti potete aggiungere anche qualche goccio d'acqua che aiuterà, ripeto, la cottura del tutto. Andiamo ad aggiungere anche subito un bel cucchiaio di zucchero di canna. Diamo una seconda rimestata, copriamo e iniziamo a far cuocere. Ci fermeremo quando vedremo che le nostre cipolle si saranno appassite. Come vedete, le nostre cipolle hanno iniziato ad appassirsi, quindi cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere in primis un bel cucchiaione di miele. Vedete che saranno uno spettacolo queste cipolle caramellate. E andiamo anche ad aggiungerci qualche goccia di aceto balsamico. Richiudiamo il nostro coperchio e continuiamo la cottura fino a quando saranno totalmente appassite e vedrete che si sarà formata un bel sughetto molto, passatemi il termine, caramelloso. E dopo un'oretta e mezza, due, in base al tipo di cipolla che avete utilizzato, ecco come dovrebbe essere il vostro risultato. Noi adesso li lasciamo liberi dal coperchio per 10-15 minuti, così da agevolare la caramellizzazione del tutto, e poi iniziamo con la preparazione dei nostri cestini. Abbiamo messo le nostre cipolle a raffreddare e iniziamo a preparare i nostri cestini. Quindi un rotolo di pasta sfoglia e iniziamo a preparare i quadratini che poi utilizzeremo nei nostri stampini. Mettiamo da parte i nostri quadratini di pasta sfoglia e prendiamo questo fantastico stampino. Sovrapporre ad ogni, qui adesso le facciamo alternate e poi vi faccio vedere perché, quadratini. Con questo fantastico strumento noi adesso andremo a cercare piano 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 di ricavare i nostri cestini. Questi cestini saranno un antipasto
o uno stuzzichino per l'aperitivo delle feste, veramente imperdibile. No, ci sono questi, non li ho ancora tagliati. Ed ecco fatti, una volta preparati i nostri cestini, iniziamo a preparare il ripieno. Noi cosa metteremo? Del fantastico brie. Quindi spostiamo un attimo i nostri cestini. Ecco qui il nostro brie. Iniziamo a farlo a cubette. Guardate che spettacolo. Brie è uno dei formaggi che amo di più. Ed ecco fatto, abbiamo fatto i nostri cubetti e ci riprendiamo i nostri cestini. Iniziamo a posizionare all'interno di ogni cestino un cubetto o due cubetti di brie. Andiamo a prendere ora la nostra confettura di mirtilli. E iniziamo. Noi alterneremo, ne facciamo uno con una confettura di mirtilli, uno con le nostre cipolle caramellate. Ovviamente mirtilli rossi. Ecco fatto. Adesso invece andiamo a collocare nelle file rimaste le nostre cipolle caramellate. Ecco fatto. Allora andiamo ad infornare a 200 gradi per 10-15 minuti, però come sempre tenetele controllate. E dopo 10-15 minuti in forno, ecco a voi il risultato. Che dire, come avete visto, una ricetta facilissima, pronta in pochi minuti, perfetta per un antipasto o per uno stuzzichino, diciamo da aperitivo, prima di iniziare il cenone delle feste. Vi ricordo che tutte le ricette di Natale le trovate sul nostro sito clavedericette.it. Gli attrezzi che abbiamo utilizzato per la preparazione li trovate qui sotto nella descrizione del video e a me non resta nient'altro che assaggiare e augurarvi buon Natale. Spettacolare!